Tre giorni di fila con meno di 100 contagi. La Toscana rialza la testa e il presidente del Consiglio regionale ringrazia i cittadini per il loro contributo. Da Gianni hanno consentito il ricordo delle vittime e la volontà di fare del 31 dicembre la giornata per i caduti. Seduta della terza commissione incentrata sul confronto con l'assessore Stefano Seccardi. Tra le note, la tenuta degli ospedali toscani e una serie di ordinanze. Tante le interrogazioni presentate. Scaramelli presta un documento unitario per dare un input alla Toscana. La Toscana ha un nuovo garante dei detenuti. È Giuseppe Fanfani, ex sindaco di Arezzo e membro laico del CSM. 21 i voti favorevoli, ma Casucci attacca. Poco rispetto per la polizia penitenziaria. Una buona notizia. Così Eugenio Giani ha voluto salutare il terzo giorno consecutivo che vede il numero dei contagiati toscani da coronavirus non superare quota 100. Un dato significativo che, anche a detta del presidente del Consiglio regionale, conferma la validità del comportamento della nostra comunità e che presto potrebbe permettere alla Toscana di avviarsi verso la normalità. Giani, al tempo stesso, ha voluto ricordare anche chi non è riuscito a vincere la battaglia contro il Covid. Oltre 700 cittadini su tutto il territorio regionale. Soprattutto perché queste persone sono state spesso costrette a farlo lontano dai propri cari e, in ogni caso, solo a pochi è stato permesso di dare loro l'ultimo saluto. Oggi è una buona notizia sul piano dei temi che noi affrontiamo abitualmente nella diretta, ovvero qual è lo stato dell'arte in Toscana? Sono arrivati pochi minuti fa, proprio qualche minuto fa, i dati della nostra regione e devo dire che è positivo verificare come siamo in costante decrescita su quello che è l'indice dei contagiati, non solo, anche quello delle persone morte. Noi abbiamo nei dati delle ultime 24 ore come contagiati esattamente il numero di 80. E questo è il terzo giorno consecutivo in cui scendiamo nella soglia fatidica di 97 ieri altro, 96 ieri, oggi 80 contagiati. Cosa significa? Che in una regione in cui eravamo saliti oltre i 100 contagiati senza scenderne più il 16 di marzo e da allora il picco era arrivato a più di 400 contagiati in un giorno, il fatto di avere tre giorni sotto i 100 e addirittura oggi a 80, per intendersi solo 40 giorni fa noi avevamo un numero così basso, è l'indicativo che il lavoro che è stato fatto da tutti, il sacrificio di stare a casa, di evitare i contatti e quindi il contagio del virus sta sortendo davvero degli effetti molto benefici. Certo, tutto questo non ci toglie dalla mente le persone scomparse. Noi anche oggi contiamo 18 persone scomparse nelle ultime 24 ore, che sono uno meno di ieri, erano 19, che sono meno dei 25 di ieri l'altro, quindi anche questa curva di indicazione dei decessi sta progressivamente rallentando la forza drammatica e mortale del virus. Però è indubbio che noi non possiamo non andare con la mente ai più di 700 morti, non tutti di coronavirus, magari il coronavirus è stata una concausa. Il presidente dell'Assemblea Toscana, a questo proposito, ha ricordato l'istituzione di una bacheca virtuale dove lasciare un ricordo di chi non c'è più. Giani però ha voluto spingersi anche oltre, lanciando la proposta di dedicare un giorno ai caduti. La sua idea è quella di fare del 31 dicembre, data nel quale il mondo prese coscienza dell'epidemia, la giornata per le persone scomparse. Noi abbiamo rispetto a questa vicenda del coronavirus, una delle note più dolenti me lo testimoniano i parenti nel momento in cui solo due dei parenti possono vedere per pochi minuti una bara chiusa. Nemmeno la possibilità di una cerimonia funebre che consenta di concentrarsi nel ricordo, di offrire la testimonianza umana
e morale di quello che una persona ha fatto nell'arco di una vita. È uno degli aspetti tremendi del coronavirus. Noi abbiamo voluto l'archivio della memoria nel nostro sito, e quindi tutti possono lasciare un ricordo di una persona scomparsa, e sono convinto che noi potremo anche avere un giorno con cui durante l'anno anche in futuro ricordare loro. Potrebbe essere il 31 di dicembre, il giorno in cui per la prima volta tutti noi avemmo notizia che in Cina vi era un'epidemia che aveva nel Covid-19, nel coronavirus, il suo letale protagonista. La guardia va tenuta alta, ma la Toscana ha risposto sempre presente. Chiamata in commissione sanità a fare il punto della situazione, l'assessore regionale Stefania Saccardi ha confermato che il picco dell'emergenza a livello territoriale è alle spalle. A dirlo non è solo il bollettino su contagi e guariti, ma anche i numeri in arrivo dagli ospedali. Come ha sottolineato la titolare della sanità, la pressione si sta allentando, anche se vera sofferenza non c'è mai stata. Saccardi poi ha riepilogato i contenuti delle due ordinanze regionali in cui si affrontano le misure che le aziende devono adottare per la riapertura e l'effettuazione degli screening sierologici nei laboratori accreditati per determinate categorie di cittadini. Per quanto riguarda la prima, il distanziamento di 1,8 metri, la possibilità su base volontaria di sottoporsi allo screening sierologico, l'uso di mascherine, guanti, sanificazione e, nel caso che non sia possibile rispettare le distanze, di separatori, mascherine FFP2 o, se non si hanno, di due mascherine chirurgiche sovrapposte. Per quanto riguarda la seconda, l'ampliamento delle categorie di cittadini toscani che potranno sottoporsi gratuitamente al test. Dal canto suo, il presidente della Commissione Sanità, Stefano Scaramelli, ha confermato la volontà della Commissione di produrre a breve un documento unitario per dare un input alla Regione nella fase 2. Commissione Sanità, che si è svolta in maniera regolare, in maniera molto puntuale, collaborativa, è stato presente l'assessore Saccardi, un'esposizione puntuale, una fotografia dell'attuale situazione che ci consente di fare il punto su tutte le questioni di massima attualità, dalle RSA alle questioni riferite agli screening, alle questioni che riguardano le mascherine, i dispositivi di sicurezza, il funzionamento degli ospedali, al sistema di prevenzione, su come sta lavorando, mettendo in evidenza aspetti positivi o criticità. Abbiamo affrontato con serietà quello che sta avvenendo e riteniamo che stia avvenendo un buon lavoro. Nel contempo si è puntualizzato l'attenzione su quello che avverrà nelle prossime settimane, un documento unitario che la Commissione dovrà evadere per arrivare ad avvicinare le varie forze politiche, e credo che questo sia un elemento di grande positività. L'assessore è stata quindi chiamata a rispondere a una serie di interrogazioni. A Jacopo Alberti e Elisa Montemani della Lega, che in un'interrogazione chiedevano notizie sulla proroga dei contratti al personale sanitario a incarico da più di 3 anni, ha replicato che la stabilizzazione è stata avviata secondo quanto prevede una legge del 2017, prevedendo concorsi riservati, e che la procedura è stata interrotta dalla pandemia, ma che rimane in essere e che sarà conclusa a breve. Alberti, a seduta conclusa, è ritornato poi sul tema dei test sierologici, criticando il governatore Enrico Rossi. Secondo il consigliere, il presidente regionale avrebbe bloccato l'analisi per i laboratori privati, rendendo di fatto impossibile l'estensione su larga scala di questi esami. Rossi ha detto no assoluto per tutti, quindi se te sei un imprenditore, se te pensi di aver avuto una positività al coronavirus, magari hai degli anziani in casa, sei preoccupato per poter eventualmente trasmettere il virus. Se sei un imprenditore e vuoi lavorare e riaprire in sicurezza e pagare te, imprenditore, il test ai tuoi dipendenti per lavorare te stesso nella tua azienda in sicurezza e anche per i tuoi dipendenti, bene, non è possibile. Decide Rossi quanti tamponi fare, in quali laboratori farli fare, il prezzo, su quello sono d'accordo che il prezzo debba essere calmierato, quindi uguale per tutti, ricevere privatamente a pagamento in un ospedale. Allora, io sono per il pubblico, d'accordo, ci mancherebbe. Dobbiamo avere una rete ospedaliera diffusa, Rossi ha chiuso piccoli ospedali. Sono in primis per la sanità pubblica, ma allo stesso tempo dobbiamo essere affiancati da quella sanità privata che ci permette di erogare prestazioni ai cittadini che il pubblico non è in grado di erogare in tempi certi. Allora ben venga la sanità privata, ben venga convenzionarla. Quindi in questo caso i laboratori privati, che erano pronti a fare i test, quindi i tamponi anche, che erano pronti a fare i test sierologici sul sangue,
ovviamente a pagamento. Ovviamente sono d'accordo lì con Rossi, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Lì ha detto bene, evitiamo la speculazione. Bravo Rossi, d'accordo. Quindi diamo un prezzo calmierato per tutti, ma cavolo, il regime di libertà. Te telefoni, prendi l'appuntamento, non te lo dice Rossi. Va bene, una priorità per chi lavora negli ospedali, ci mancherebbe, per chi lavora nella grande distribuzione, per chi lavora nel trasporto pubblico locale, per chi è più a rischio, sono d'accordo, ma libertà per tutti i cittadini. Quindi... In risposta a un'interrogazione presentata da Paolo Marcheschi sulla mancanza di mascherine per gli operatori sanitari, Saccardi ha spiegato che per quanto riguarda i dispositivi di protezione, la Regione Toscana ha sempre seguito le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, individuando procedure differenziate a seconda degli ambiti di lavoro. Il consigliere di Fratelli d'Italia si è detto poi soddisfatto del via libera per un'indagine conoscitiva sulla situazione sui dati delle RSA. È giusto comprendere se i protocolli della regione sono stati corretti, ha precisato. Partirà anche il Consiglio regionale, quindi un'indagine conoscitiva. La proposta mia di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale è stata accolta. Quindi avremo questa indagine conoscitiva per far luce sul numero di morti nelle RSA toscane, se le ordinanze del Presidente Rossi sono state incisive, efficaci, tempestive e non tardive come molti dicono, e anche per accertare se queste ordinanze sono state poi seguite dalle direzioni sanitarie dei singoli istituti. La Procura ovviamente farà il suo corso, quindi non si tratta per noi del Consiglio regionale di trovare colpevoli, ma si tratta di trovare appunto un metodo politico per capire se i protocolli adottati e dettati dalla Regione sono stati giusti o invece hanno provocato dei problemi, come ormai è nota alle cronache. Una cosa non nota alle cronache su quale la Commissione dovrà fare luce è ad esempio il numero dei malati e il numero dei morti, che come sappiamo è un balletto macabro che non dà nessun tipo di risultato. Quindi cominciamo, rimbocchiamoci le maniche, perché anche in Toscana faremo luce sui casi di morti sospette nell'RSA. Monica Pecori del gruppo Misto ha invece chiesto dei dati sui nuovi assunti. Saccardi ha detto che sono state effettuate 2.268 nuove pratiche, di cui 1.400 infermieri. Per quanto riguarda i percorsi dell'interruzione volontaria di gravidanza in questo periodo, su cui chiedevano notizie due interrogazioni, una presentata da Sì Toscana Sinistra e una presentata da Serena Spinelli del gruppo Misto e alcune consigliere del PD, l'assessore ha affermato che non si sono registrati particolari casi critici, ma che in alcune situazioni si sono dovuti effettuare spostamenti. Infine, Irene Galletti del Movimento 5 Stelle si è soffermata sulla situazione degli animali al tempo del Covid. La consigliera ha tenuto a precisare che non possono trasmettere il virus agli uomini, semmai viceversa, e che quindi le adozioni non si devono arrestare. L'assessore Saccardi ha risposto ad alcune delle nostre domande, alcune, non tutte, come è successo altre volte, e gli ho fatto notare che la prima bozza di un'ordinanza, una circolare per quanto riguarda la sanificazione degli animali domestici da compagnia conteneva dei passaggi che erano inaccettabili riguardo la possibilità, anzi il dovere, di sanificare le zampe degli animali, addirittura anche tutto il pelo di cani, gatti, persone magari che erano Covid positive, di doverle sanificare ogni volta che uscivano e rientravano dall'abitazione, accompagnate da dei volontari o persone che se ne prendevano cura. Le associazioni animaliste hanno segnalato questi passaggi assolutamente inadeguati, sia per il benessere dell'animale, sia allo scopo della prevenzione. E è passata in questi giorni una circolare, che io ho segnalato all'assessore, e che veniva dal Ministero della Sanità, che faceva notare come allo stato attuale la possibilità di passaggio della malattia dall'animale, quindi dal nostro animale domestico, alla persona è quasi inesistente. Se ne sono registrati in tutto il mondo circa 3 casi, che fra l'altro sono diciamo da appurare meglio. Invece è facile che siano le persone a contagiare i propri animali, quindi non dobbiamo aver paura del contagio da parte dei nostri animali, dobbiamo prendere delle poche accortezze, che sono le stesse che usiamo noi: lavare le zampe dell'animale magari con acqua e sapore neutro quando ritorna dalla passeggiata,
e poco altro, non ci sono bisogno di altre precauzioni. Lavare i pavimenti con soluzioni che contengano leggermente un po' di ipoclorito di sodio, che sono alla fine la candeggina ordinaria che usiamo, e niente di più. Ma soprattutto dobbiamo poter continuare ad adottare nei canili e nei gattili, perché non c'è motivo di fermare le adozioni in questo momento. È Giuseppe Fanfani, il nuovo garante dei detenuti della Toscana. Il Consiglio regionale ha dato il via libera a maggioranza all'ex sindaco di Arezzo, che prende il posto di Franco Corleone. L'Aula si è espressa con 21 voti favorevoli, 9 contrari e 7 astenuti. Tra chi ha dato il proprio assenso c'è Leonardo Marras del PD, che ha sottolineato come la figura sia di altissimo livello e che quindi non ha alcun senso perdere tempo. Opposta alla posizione di Marco Casucci della Lega, che non ha criticato il nome, quanto la scelta di dare voce solo a una parte del mondo che gira attorno alle carceri. È l'ora di finirla con due pesi e due misure. La polizia penitenziaria meriterebbe maggiore rispetto. Ci sono state in questi giorni pressioni importanti da parte delle associazioni del mondo che gira intorno alle carceri, delle associazioni che svolgono un servizio insostituibile, perché è evidente che si richiede con forza un ruolo di coordinamento che quanto mai in questo momento è necessario. Quindi grazie Presidente di aver acconsentito e grazie a coloro i quali lo hanno permesso anche nella nostra discussione. E lo voglio appunto dire qui anche a beneficio dei 27 che ci stanno seguendo in streaming. Ricordo quel numero perché magari non era proprio l'occasione di riaprire questa grande discussione, come ha fatto con la solita enfasi anche da casa il collega Casucci, sbagliando probabilmente fogli quando si è riferito alla Giunta. In ogni caso, mi pare che sia davvero da approvare velocemente il nome di cui parliamo, un nome di altissimo livello, e quindi diamo corso ad un impegno e non perdiamo altro tempo che francamente non ce lo possiamo permettere in questa condizione. Sono decisamente per una figura unitaria di tutela che poteva anche essere collegiale, come si è pensato ad un certo momento, e di certo non ristretta ad una sola delle componenti delle parti in causa. L'obiettivo dovrebbe essere quello di rafforzare i servizi che possono essere svolti dalla figura di tutela e di destinare alla figura di tutela maggiori risorse, seguendo il buon esempio di esperienze, come ho avuto occasione più volte di suggerire, come quella del difensore civico lombardo. Purtroppo un disegno di legge della maggioranza di quest'Aula, diretta alla creazione di una figura unitaria e collegiale di tutela, è rimasto di fatto bloccato. È il momento di dire basta, basta alla differenziazione delle tutele, basta all'eterna contrapposizione tra guardie e ladri e a una visione ideologizzata che è tipica della sinistra, che vuole tutelare i detenuti dimenticando però delle carceri svolge ogni giorno il proprio lavoro. Donne ed uomini della polizia penitenziaria che si trovano costantemente ad operare in condizioni difficili, al limite della propria incolumità personale, sia in termini di sicurezza, sia in termini, in questo periodo di emergenza sanitaria, di contenimento della diffusione del coronavirus. Non possono esistere due pesi e due misure, non possono esistere, non devono esistere contrapposizioni di sorta. Thank you.